Buonasera a Villa Fiorentino, un incontro importante con un altro mondo, un'altra letteratura, Ibsen, Madrid e Milano, Amalfi, un comune aperto al mondo, non solo la cultura, la città marinara, ma anche una cultura storica. Abbiamo risposto all'invito del sindaco di Sorrento di questa iniziativa organizzata unitamente alla città di Skien, che è la città natale di Erik Ibsen, del comune di Casamicciola Terme, acquisendo con favore il saluto dell'ambasciata di Norvegia per questo personaggio che negli anni ha viaggiato attraverso queste località e ha utilizzato il clima più mite invernale rispetto a quello della Norvegia per comporre le opere principali, in particolare nella città di Amalfi dal giugno del 1879 per 3 mesi all'interno dell'Hotel Luna insieme alla moglie. Erik Ibsen ha composto Casa di Bambola, che viene ritenuto uno dei suoi capolavori, un'opera teatrale in 3 atti, e quindi ha lasciato questa traccia, che è una traccia importante perché in realtà fa parte di quel gran movimento culturale che è alla base della fortuna turistica delle località come Amalfi e della Costiera, che passa sotto il nome di Grand Tour, proprio perché grazie alla narrazione degli artisti del Nord Europa i nostri luoghi hanno avuto un eco in una fase storica molto importante, per cui ancora oggi siamo grati di questo racconto e del loro passaggio. Quindi un rapporto interculturale, poi Casa di Bambola è un'opera importante, anche di denuncia, no? Amalfi e Sorrento, la questione amalfitana, due parole, una riflessione, le città aperte al mondo, il turismo, abbiamo visto flussi turistici importanti, sindaco, progetti futuri. Approfitto dell'occasione perché non ho avuto ancora modo, in realtà è notizia di stamattina, ma sono felice di annunciare ai amici di Positano News che sabato mattina alle 10.30 Amalfi inaugurerà l'opera più attesa per la città degli ultimi 30 anni, ovvero l'ascensore del cimitero monumentale, che sarà l'ascensore pubblico gestito da ente pubblico più alto d'Italia, 80 metri che saranno percorsi a una velocità di 2 metri al secondo e che abbatteranno le difese tra i rioni alti, il cimitero monumentale e la città. Oggi per raggiungere i propri cari è necessario percorrere una scalinata di oltre 300 gradini e quindi molte persone rinunciano a questo trasporto, e per i turisti sarà possibile apprezzare una delle vedute più belle della città da uno dei punti più panoramici, quindi siamo felici di darla in anteprima da Sorrento. Bene, la ringraziamo sindaco della disponibilità, buon lavoro. Arrivederci. Arrivederci.